Siete interessati ad una strategia di trading robusta, efficace su qualsiasi condizione del mercato ed automatizzabile? Spero di sì, perché in tal caso siete nel posto giusto. Il video di oggi vi mostra proprio una strategia di questo tipo, costruita su TradingView e che vi metto a disposizione in maniera completamente gratuita. Se cliccate sul link qua sotto potete applicarla da subito al vostro grafico, per l'appunto su TradingView. Nel video vi mostro come ho costruito questa strategia, che si basa su alcuni indicatori molto banali, molto conosciuti, ma applicati in una maniera estremamente particolare che sono sicuro vi incuriosirà e vi stupirà parecchio. Vi mostro come customizzarla, perché ho creato anche un piccolo pannello di controllo dove si può modificare alcuni indicatori, alcuni parametri per adattarla al meglio alla vostra operatività. E infine, per i più smanettoni e interessati, andiamo a vedere anche il codice sorgente della strategia, ve lo condivido e ve lo mostro e ne discutiamo un po', così anche da aiutarvi nel caso nell'apprendimento o nell'approfondimento di PineScript, che è un argomento estremamente interessante. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il tema del trading automatico è molto caldo, ricevo molte domande da parte vostra e quindi ho deciso di soddisfare magari in parte la vostra curiosità con questo video, dove metto a nudo una strategia che reputo estremamente efficace perché ha un drawdown massimo molto limitato, quindi è robusta anche da applicare nel lungo periodo e su diversi asset, e soprattutto la utilizziamo, al di là della condivisione che ve la lascio in maniera completamente gratuita, la utilizziamo anche per parlarne un po', quindi andare a vedere dove conviene spingersi un po' di più, dove conviene spingersi un po' meno, quali parametri considerare in una strategia automatica per considerarla robusta o meno. Insomma, contenuti estremamente pratici e tecnici che sono sicuro vi lasceranno qualcosa di concreto, vi aiuteranno ad imparare qualcosa in più nel mondo del trading automatico, e nella peggiore dei casi avete solo una strategia gratuita da utilizzare già da adesso, se vi va. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi gasa tantissimo e a voi non costa nulla. Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, cliccate anche la campanellina e attivate tutte le notifiche in modo da ricevere, non appena esce il mio video, una bella notifica, così ve lo guardate per primi. E infine iscrivetevi anche agli altri miei canali social, di cui trovate i link in descrizione. Ora tenetevi forte e facciamoci un bel tuffo nel trading automatico. Seguitemi. La strategia che vi mostrerò oggi vi sorprenderà per quanto è basata su indicatori semplici ma applicati in una maniera curiosa, quindi non vi aspetterete il modo in cui applico in particolare l'RSI. Vorrei dividere questo video in tre parti. La prima parte, in cui appunto vi spiego la strategia, quindi su cosa è basata, quali indicatori, come si applica e come performa, quindi se va bene, se va male, su che time frame va meglio, considerazioni di questo tipo. La seconda parte invece sulla customizzazione della strategia, quindi facciamo un passettino in avanti e modifichiamo qualche parametro. Vi faccio vedere che ho implementato un pannello di controllo che metto a disposizione anche a voi, perché questa strategia, ve la ricordo, qua nella descrizione trovate il link per ottenerla in maniera completamente gratuita su TradingView, anche gratis, non ci vuole il TradingView Pro. E andiamo, come vi dicevo, a modificare questi parametri dal pannello di controllo per vedere come si comporta la strategia in base a queste modifiche. Si riesce ad adattare anche ad operatività diverse a quella per cui è stata pensata inizialmente. Vi interesserà. Infine, per i più smanettoni, la parte 3, andiamo a vedere un po' di PineScript. Vi faccio vedere il codice sorgente con cui ho scritto questa strategia e facciamo due parole su di esso, quindi giusto per aiutarvi a capirla a tutto tondo e darvi modo, magari se avete voglia, di scaricarvela, modificarla, andare ad aggiungere o togliere qualcosa, insomma totale libertà a voi. Cominciamo con la parte 1. Questa strategia si basa su combinazione di due medie mobili e RSI. Combinazione di due medie mobili allo scopo di definire un trend, ok? Uptrend oppure downtrend. In particolare, di default, le due medie mobili utilizzate sono quelle esponenziale a 50, che è quella gialla, e a 200 campioni, che è quella bianca. Come funzionano? Se la media mobile gialla è superiore alla media mobile bianca, definisco una situazione di uptrend e quindi di conseguenza vado a cercare soltanto di aprire posizioni long. Al contrario, nel caso in cui la media mobile gialla è sotto
sotto la media mobile bianca, definisco una condizione di downtrend, vado a cercare soltanto posizioni short. Come le vado a cercare le posizioni, quindi dov'è l'entry e dov'è l'exit, me lo dice l'RSI a due campioni. Attenzione, sì, so che state strabuzzando gli occhi, l'RSI a due campioni, un RSI estremamente veloce, potenzialmente anche rumoroso, di cui vado a prendere soltanto gli estremi estremi, quindi il punto i punti inferiori a 10 o superiori a 90, in combinazione con la condizione di trend che vi ho spiegato poco fa. Quindi, detto in pochissime parole, questa strategia va ad aprire una posizione long quando il mercato è in uptrend e l'RSI a due campioni è ipervenduto. La strategia va ad aprire posizioni short quando il mercato è in downtrend e l'RSI 2 è in ipercomprato. Il tutto protetto con un trailing stop estremamente stretto di default all'1%. Tutto qua, molto semplice come vedete. Si tratta banalmente appunto di identificare un trend ed identificare un entry nel momento in cui il prezzo droppa all'improvviso, se uptrend, o pompa all'improvviso, se downtrend, in modo da prevedere poi un'eventuale correzione di quella situazione per seguire il trend principale e guadagnare esattamente da quello. È una strategia di trading ad alta frequenza che si basa su un elevato numero di trades, come vedete qua parliamo di più di 1100 trade in circa un anno di storico dati su Bitcoin, su time frame 3 ore, e questo è uno, se vogliamo, dei suoi punti deboli, cioè è difficile da implementare manualmente, cioè da fare in maniera automatica, altrimenti davvero diventa difficile, e soprattutto ci fa incorrere in fees abbastanza elevate, perché comunque questo risultato è al lordo delle fees, le fees lo abbassano di un buon 30% abbondante, quindi bisogna tenere in considerazione quello. Tuttavia la reputo un'ottima strategia, in particolare per il fatto che ha un drawdown massimo estremamente limitato, parliamo del 5,5%. In ogni caso, il discorso sul numero di posizioni aperte, tra poco vi faccio vedere alcuni parametri appunto che ho implementato nel pannello di controllo finalizzati anche a ridurre il numero di posizioni aperte, andando a filtrare ancora di più per cercare di concentrarci appunto sui casi più ottimali possibile. Drawdown massimo estremamente limitato è la cosa più importante in assoluto di questa strategia. Perché? Perché la prima cosa che guardo io nell'efficacia di una strategia non è il profitto che fa, ma è appunto il drawdown. Se c'è un drawdown massimo esagerato, 20-30%, anche se il profitto è stellare, significa che la strategia non è affidabile sul lungo periodo, perché c'è troppa varianza, ok? C'è troppa volatilità nei suoi risultati. L'avere una perdita massima così elevata significa che in una finestra temporale, che è quella di backtest, ha avuto una performance estremamente negativa per un certo periodo, quindi questo aumenta le probabilità che ciò ricapiti in futuro, e perché no anche con una magnitudo maggiore, quindi c'è un rischio di elevate perdite che è anch'esso appunto estremamente elevato. Minimizzare il drawdown è la prima cosa da fare in una strategia, perché mi rende poi l'equity line, che è quella curva poi del capitale nel tempo applicato, allocato alla strategia, estremamente regolare, ed è importante perché voglio che la mia strategia funzioni bene anche in futuro, non solo nel passato, e il dato migliore che me lo dice appunto la regolarità dell'equity line. Più è regolare nel passato e più c'è possibilità che sia regolare anche nel futuro. La seconda cosa estremamente positiva di questa strategia è che si applica su qualsiasi condizione di mercato, visto che ha un filtraggio per trend, funziona sull'uptrend, funziona sul downtrend, quindi che il mercato sia bullish o bearish non me ne frega niente, la strategia continua a lavorare e continua a funzionare. Laddove funziona sensibilmente peggio è dove c'è una situazione di trend non ben definita. Ok, quindi quando il mercato è laterale e mi va ad aprire posizioni in continuazione proprio perché il mercato fa su e giù e rischia di farmi saltare un bel po' di stop involontariamente, e lì è dove performa peggio. A tal proposito, nel pannello di controllo ho implementato un filtro ulteriore che mira a escludere queste situazioni, e tra poco ne andiamo a parlare. Riguardo i time frame di riferimento, il mio consiglio è di utilizzarla su un time frame intraday, perché è una strategia appunto di trading ad alta frequenza, soprattutto 3-4 ore, perché vedete, se andiamo troppo in basso con i time frame, con la velocità dei time frame, il profitto si riduce e comunque rimane un elevato numero di posizioni da aprire.
avere, e questo significa che andiamo a incorrere in maggiori fees. Attenzione, il profitto qua si è ridotto così tanto perché chiudendo comunque, cioè andando ad amplificare il time frame da 3 a 2 ore, si è ridotta anche la finestratura temporale, quindi c'è un campione più piccolo. Tuttavia, a tutti gli effetti, il profitto della strategia si riduce perché abbiamo tante operazioni da aprire a fronte di un profitto minore. Quindi è consigliabile sempre cercare l'ottimo basandosi sul backtest per quanto riguarda il time frame. Io ho trovato l'ottimo sulle 3 ore per il setting di base e anche sulle 4. Comunque un intraday non troppo veloce, sotto l'orario perde completamente di senso. Una cosa estremamente positiva, ribadisco, di questa strategia è che anche cambiando il time frame, per quanto il profitto cambi molto, il drawdown rimane estremamente contenuto. Sulle 4 ore 4%, sulle 2 ore 4,92%, nonostante il profitto si sia abbassato nettamente, sull'orario 4,7%. Quindi vedete che è una strategia che non rischia di polverizzare il capitale, per quanto, attenzione, non sia implementato nessun tipo di money management, perché in questo setting di base tutto quello che ho fatto è dire che ad ogni posizione impiego il 30% di capitale, quindi è un money management veramente ignorante, basilare. Se qualcuno ha la voglia, lo sbatti di mettersi lì a implementare anche un po' di money management, farà addirittura impennare ancora di più i risultati, perché è molto molto importante. Solo che su PineScript è molto scomodo mettersi a implementare money management, e quindi non l'ho fatto perché ci avrei messo una vita e ci tenevo a condividere con voi questa strategia. Quindi abbiamo visto che sull'intraday 3 ore, 4 ore è laddove è più efficace, e quindi partiamo da questo come riferimento. Adesso vi volevo far vedere, quindi parte 2. Ora che abbiamo visto come funziona questa strategia dall'A alla Z, andiamo alla parte 2, i parametri. Quali sono le variabili di questa strategia e come andarle a modificare? Allora, io ho creato, come vi dicevo, un piccolo pannello di controllo dove si può modificare i parametri principali e vedere il risultato in base a queste modifiche. Cliccando questa rotellina su TradingView, andate su Input e vedete tutti i parametri che ho impostato. Allora, qui abbiamo la lunghezza dell'RSI, che ve l'ho detto, io la lascerei a 2 perché il segnale di partenza è quello. Se volete provare ad allungare l'RSI, provate pure e poi vedrete poi i risultati come variano. La lunghezza delle due medie mobili, lenta e veloce, ve l'ho detto 250, la tipologia di media mobile, esponenziale o semplice, che vedete che cambia sensibilmente i risultati, non troppo ma cambiano, le due soglie up e down dell'RSI, quindi dell'ipercomprato e dell'ipervenduto, che anche esse si possono modificare, se volete rendere la strategia più selettiva potete alzare questa e abbassare questa, ticker size è una cosa un po' particolare, ne parliamo alla fine, perché fa parte di quella cosa da smanettoni. Poi abbiamo trailing stop percent, importantissima questa, perché mi dice la distanza del trailing stop dall'entry della posizione. Questo va a cambiare radicalmente l'aspetto della strategia, e tra poco andiamo a vedere come. Prima vi concludo i parametri mostrandovi questo trend filter, che è quella cosa che vi accennavo poco fa, per cercare di evitare le situazioni in cui il mercato è laterale o tende ad esserlo. In che modo? Se selezionate trend filter, anche se il trend definito dalle due medie mobili è up o down, ma il prezzo è, esempio, faccio un esempio pratico, se siamo in downtrend come in questa situazione, ma il prezzo poi va sopra alla media mobile lenta, quindi c'è un potenziale inizio di inversione, allora lui non mi va ad aprire posizioni. Questo per evitare appunto di sbagliarci, come ad esempio succede in questo caso. Vedete, qui sta, siamo in downtrend, lui mi cercava in continuazione degli short, tuttavia il prezzo sta pompando, è salito sopra la media mobile e sono finiti tutti in stop, sono tutte perdite una dopo l'altra, questa cosa che non mi piace che succeda. Se io vado a impostare trend filter, vedete che quelle posizioni lì spariscono. Questo che cosa comporta al netto della strategia? Allora, una riduzione del profitto netto. Come vedete, passiamo da 167% a 106% a parità di time frame. Totale di operazioni decrementate nettamente, che è bene, da 1124 a 780, significa comunque meno fees ed è importante. Drawdown massimo ancora più basso, da 5,50 a 4%, quindi un decremento del 20% del drawdown massimo, e scusate se è poco.
che vi ricordo è il parametro principale da considerare per valutare una strategia consistente oppure no. Ok? Quindi trend filter filtra in questo modo, cercando di eliminare dei falsi positivi sui segnali d'ingresso quando i segnali sul trend possono essere ambigui, e ha come risultato di avere un rendimento potenziale inferiore, però dei parametri di stabilità più alti. Quindi è positivo? Dipende dall'applicazione che si vuole fare. Per me, sulla sostenibilità nel lungo termine, soprattutto sull'applicabilità anche su diversi time frame, diverse coin, diversi asset, è assolutamente positivo. Io ve lo lascio come parametro, così potete scegliere di modificarlo oppure no. Adesso per guardare trailing stop percent lo proviamo ad aumentare, però andiamo su un time frame un po' più ampio come le 4 ore, ok? Sempre col filtro attivo per eliminare i falsi positivi. Guardate che bello, meno del 3% di drawdown massimo. Fantastico risultato. E andiamo a modificare il trailing stop percent. Il trailing stop percent dell'1% è estremamente stretto, quindi su situazioni nelle quali magari abbiamo un trend, vedete, rialzista, che sarebbe potuto andare avanti, quindi con una sola posizione idealmente, con un trailing stop abbastanza ampio, in realtà si traduce in tante posizioni. Perché? Perché magari basta una minima flessione che mi fa che fa scendere il prezzo dell'1% e fa saltare il trailing stop, e poi quindi mi costringe ad aprire un'altra posizione e così via, e questo si trasforma in più fees e magari mi perdo un bel movimento, più fees perché ha più posizioni, e magari mi perdo un bel movimento di trend o un bel pump che c'è subito dopo, e perché sono uscito appena prima dalla posizione. Quindi per ovviare a questo problema posso aumentare la distanza del trailing stop. Ovviamente non è tutto rose e fiori, perché aumentando la distanza del trailing stop aumento anche quella che è la perdita massima potenziale di una posizione, quindi mi aspetto un drawdown che aumenta. Proviamo a fare uno step, mettiamolo al 2%, vedete, drawdown salta all'8% e il profitto netto si abbassa, quindi è male. Proviamo ad aumentarlo al 3%, vedete, il drawdown aumenta, aumenta il profitto. 4%, drawdown rimane pari, profitto aumenta ancora. 5%, profitto è sceso leggermente e il drawdown continua ad aumentare. 6%, ecco, il profitto aumenta parecchio e però rimane un drawdown alto. Quindi traiamo un paio di conclusioni. Io vi ho lasciato tutto come parametri in modo che voi possiate poi in autonomia gestire questa strategia come più vi piace, ok? C'è di tutto. Da qua potete modificare tutto quello che volete, andare a calcolare il trend su un periodo più ampio, più breve, smanettarci veramente ai massimi. In ogni caso, facendo due considerazioni sul trailing stop percent, tra l'altro parentesi, anche il numero di posizioni diminuisce parecchio, questo è un bene benone anzi. E cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire che non ha senso tenere un trailing stop percent che ha una via di mezzo, quei 2-3% che non sono né carne né pesce, mi vanno a incrementare il drawdown a fronte di una diminuzione addirittura del profitto. Abbiamo comunque una diminuzione del numero di operazioni per ovvi motivi, perché abbiamo una minor quantità di stop che saltano, tuttavia andiamo ad aumentare parecchio la varianza del risultato della strategia e di conseguenza la regolarità poi dell'equity line. Però vedete che se arriviamo ad aumentarlo a sufficienza va a finire che con le posizioni poi ci andiamo a prendere dei movimenti abbastanza ampi, come ad esempio questo, in modo da aumentare di brutto i profitti. Perché vedete qua, se avessi avuto uno stop stretto da qui, cioè sarebbe arrivato qui, poi sarebbe rimbalzato, e vedete che se avessi avuto un trailing stop minore del 5% mi sarebbe scattato e mi sarei perso di conseguenza tutto questo guadagno, che è veramente tanto. Quindi si arriva ad un punto in cui il profitto viene incrementato molto proprio dal fatto che includo nella strategia questi grossi movimenti di prezzo, ok? Quindi c'è una sorta di soglia che per questo parametro è al 6%, perché vedete che già se sono al 5 è estremamente negativo il risultato, tale per cui il drawdown non viene compromesso più di tanto rispetto ai punti precedenti, quindi al trailing stop di 1-2-3% in meno, ma includo questi grossi movimenti, e questo è estremamente positivo perché ce ne
sono, in Bitcoin ce ne sono molto spesso. Quindi vale la pena, non vale la pena? Mi espongo a una volatilità dei risultati maggiore, ho una quantità molto minore di operazioni chiuse, quindi questo rispetto alle 1000 passa significa che riduco del 20% le fees che pago, ed è veramente tanto, e arrivo ad avere un profitto ottimo nel caso in cui vado a includere, cioè scusate, nel caso in cui, ottimo perché vado a includere anche questi bei movimenti. Quindi personalmente, ad esempio, un'idea che può venire è di fare funzionare in parallelo diverse linee di strategia di questo tipo, una magari con i risultati più tra virgolette statici, con l'equity line più regolare, il drawdown massimo e un profitto minore, e magari ci si alloca un capitale maggiore, ma perché no far girare anche una linea con dei parametri di questo tipo, un po' più volatili come drawdown, ma con un potenziale maggiore dovuto al fatto che segue di più i trend, segue di più i movimenti più grossi, e quindi magari allocarci un capitale minore visto il maggior rischio rendimento, diciamolo così, della strategia stessa. E questo direi che è quanto per quanto riguarda i parametri. Vi ricordo tra l'altro che se avete qualsiasi tipo di domanda potete farla nei commenti, così magari non avete capito qualcosa, io ve lo spiego, lo approfondisco. E adesso passiamo all'ultima parte, ovvero andiamo a dare una letta al codice sorgente. Il codice sorgente in verità è estremamente semplice anch'esso. Come vedete si inizia con una definizione dei parametri, in primis l'RSI, che non ho fatto altro che fare copia e incolla. Se tu qua clicchi nuovo e vai a cercare l'RSI, Relative Strength Index, ti dà questa formula, io me la sono copiata e incollata per arrivare a definire appunto l'RSI. Poi ho definito le due medie mobili veloce e lenta, ok? Quindi quella lenta con default 200, la slow MA length, e la veloce con default 50, e poi ovviamente è modificabile in quanto input, e quando si mette input nella funzione significa che va a finire nella rotellina qua nel pannello di controllo dei comandi, dei parametri. MA choice significa scelta della media mobile, e quindi è questo input che mi permette di scegliere media mobile semplice o esponenziale, quindi questo parametro qua. Ok, per andare a fittare un po' i gusti di tutti. Le soglie dell'RSI, quindi la soglia up e down di iper comprato e iper venduto, 90 e 10, ovviamente come input, perché l'abbiamo messa qua dentro, quindi modificabile. Poi il discorso del ticker, eccoci qua, entriamo un po' nel dettaglio. Il ticker è la dimensione del ticker, è il minimo incremento o decremento di prezzo di un asset. Su BitMEX, Bitcoin dollaro, ad esempio, è di 50 centesimi e quindi ho messo 0,5 default. Se andassi per esempio a prendere Ethereum, il cui incremento minimo massimo è di 5 centesimi, dovrei mettere qua 0,05. Perché questo? Perché poi mi va a sballare i risultati, altrimenti i calcoli, scusate, del trailing stop, che è calcolato sul ticker, è una cosa un po' antipatica di TradingView, però è così e ce lo teniamo così. Poi quindi ecco filter, il filtro quello che vi dicevo prima, trend filter, che è un input, un boolean, quindi true o false, e mi va in pasto poi a una if else che vi faccio vedere tra poco. Ricordatevi che c'è questa condizione di filter. Poi media mobile slow e media mobile fast, che banalmente se è MA choice è simple moving average, allora sarà un SMA, o altrimenti è un esponenziale, e lo stesso per la fast, ok? Quindi in base a quello che scelgo nel menu a tendina, esponenziale o semplice, lui mi va a plottare, a calcolare la media mobile semplice oppure esponenziale, e poi appunto me le va a plottare sul grafico. Poi condizioni di ingresso e uscita del mercato. Quelle di uscita le avevo iniziate a, come dire, a identificare così, ma poi ho preferito fare il trailing stop, nel caso ve le lascio qua commentate se le volete utilizzare. In ogni caso, vedete, se filtro uguale a true, la condizione è che la media mobile veloce è maggiore della media mobile lenta, uptrend, questa è la condition entry long, e la chiusura maggiore della media mobile slow, quindi di quella bianca, e l'RSI è minore dell'RSI threshold down, quindi l'RSI è iper venduto, quindi uptrend, prezzo superiore alla media mobile bianca, e RSI 2 iper venduto, e allora apri long, altrimenti se non c'è il filtro banalmente se ne va questa parte, ok? Condition entry short è questa speculare, quindi media mobile veloce minore della media mobile lenta, downtrend, prezzo di chiusura della candela minore della media mobile lenta, e l'RSI ipercomprato,
senza filtro mi va a sparire ovviamente questa parte qui. Impostazione trailing stop, vedete TS è il trailing stop ed è un input in percentuale, ok, default 1, trailing stop percent è quello che vedete qua, che adesso ho messo 6, ma il default era 1, e il calcolo del trailing stop è una moltiplicazione che mi prende trailing stop per 001 essendo in percento, per il prezzo di chiusura per 1 fratto ticker, questo per adattarlo appunto al ticker con, del grafico, come dicevamo poco fa. Poi dunque qua ecco c'è la strategia di uscita, quindi se la posizione è dentro long, questo è il senso di questa parte, allora la strategia di uscita è un trailing stop, uscita di RSI long sempre, che chiamo exit long poi sul grafico, è un trailing stop con un offset uguale TS calc, che è questo, quindi è la percentuale impostata. Sullo short uguale ma speculare, quindi questo è il semplicissimo codice che va a definire in 70 righe circa questa strategia. Che dire, se avete qualche suggerimento, qualche sviluppo, qualche modifica da implementare, ditemelo, chiedete, che qua i commenti sono fatti apposta e io vi rispondo, come sapete. Altrimenti, se vi chiedete come utilizzarla, beh, i modi sono due. O la automatizzate magari tramite alcuni bot che prendono direttamente da TradingView tramite i webhook, oppure la mettete manualmente sovrapposta al grafico e state lì a guardare i segnali, magari ovviamente filtrando il più possibile su un time frame più elevato come le 4 ore e mettendo una situazione più consona a un trading manuale, ovviamente non una che ogni due minuti mi va ad aprire una posizione, perché altrimenti non ci starei dietro. Volendoci si può far mandare anche l'alert da TradingView qualora ci fosse un segnale, in modo da poterla gestire ecco nel modo migliore possibile. Che dire, io spero che video di questo tipo, anche un po' più tecnici, vi piacciono. Sapete che io ci tengo a portare contenuti più tecnici, più concreti e più pratici, e quindi ditemi cosa ne pensate. Vi saluto e alla prossima. Prossima.